Blocco degli stipendi che dura da anni, mezzi obsoleti, avanzamento di carriera sempre più difficile. Se il governo non fornisce risposte, i sindacati di polizia fanno sentire la propria voce e fanno scattare la protesta. Non si accetteranno più gli orari in deroga che non rientrino nei turni di servizio previsti, non verranno concesse deroghe ai nuovi accordi relativi alla reperibilità. I sindacati inoltre hanno deciso di non partecipare più fino a data da destinarsi ai lavori delle commissioni paritetiche locali. Si parte oggi e si andrà avanti a oltranza fino a quando il governo non fornirà risposte scritte. Vogliamo segnali chiari e immediati perché i poliziotti non ce la fanno più, scrivono le rappresentanze unite che costituiscono il 100% dei poliziotti della provincia di Como in un comunicato. È sotto gli occhi di tutti come le condizioni lavorative ed economiche stiano raggiungendo livelli sempre più insostenibili. Tra carenza di organico e risorse sempre più risicate, i problemi registrati a livello nazionale trovano conferma sul territorio di Como. Basti ricordare quello che è avvenuto la scorsa settimana con lo spostamento di 8 agenti di frontiera del settore di Pontechiasso all'aeroporto di Roma Fiumicino. Scatta quindi il blocco degli orari in deroga, in particolare per l'ordine pubblico, quindi cortei e presidi, ad esempio l'accompagnamento di stranieri clandestini alle frontiere e particolari servizi info-investigativi. Di fatto per queste attività bisognerà organizzarsi con gli orari previsti dai turni oppure con straordinari. Vogliamo far capire quali sono le difficoltà che viviamo quotidianamente, dice Paolo Tabacco, segretario provinciale del SIULP, il sindacato italiano dei lavoratori della Polizia di Stato. Vogliamo far capire alla gente che la situazione per noi è arrivata al limite, aggiunge Ernesto Molteni, segretario provinciale del SAP, sindacato autonomo di polizia. I poliziotti protestano ma non faranno mancare la loro presenza sul territorio, chiarisce il questore di Como Michelangelo Barbato. Sul fronte del controllo e della sicurezza non verrà meno nulla, rassicura. Il blocco degli orari in deroga comporterà una diversa organizzazione e programmazione nella gestione del personale. Solleciteremo anche noi l'attenzione a livello centrale, conclude inviando a Roma il comunicato firmato da tutte le sigle sindacali del territorio.